Ciao ragazzi, mi vedete, mi sentite? Sì. Sono molto contento di parlarvi un po' di quello che è il mio lavoro, di quello che è, insomma, tutto il mio aspetto creativo, soprattutto perché in un anno, rispetto a quello che è stato un po' il punto della situazione dove, dove ho incontrato i ragazzi lo scorso anno, sono... Sono accadute tante altre cose. Io ho, diciamo, allargato un po' le frontiere, gli orizzonti, no? della mia ricerca produttiva e della mia creatività. E, come vi dicevo, anzi, vi volevo dire che la mia attività nasce principalmente, prima di diventare produttore, come compositore, come autore di canzoni, no? Anche compositore, no? Perché poi Dardust è un'altra mia anima, che è quella proprio dell'artista che è in prima linea, che cerca di contaminare un po' un certo tipo di mondo di neoclassico con un certo tipo di elettronica, e anche lì cerco sempre di annullare o allargare o abbattere delle frontiere, no? Delle categorie, che è un po' quello, è un po' il mio concept in ogni cosa che faccio sul lato creativo, è quello che vi vorrei dare oggi, è proprio il senso di annullare degli steccati, delle categorie, delle frontiere, in modo che tantissimi schemi lontani, apparentemente lontani tra loro, tantissimi generi musicali apparentemente lontani tra loro, possono miscelarsi e creare qualcosa di nuovo, no? E, come sapete, la creatività, quando si crea, cioè, c'è sempre un momento in cui tanti elementi devono miscelarsi per creare qualcosa di unico. L'unicità è fondamentale in qualsiasi aspetto di quello che si fa sul lato creativo, soprattutto sull'aspetto musicale, quindi sia che voi siate degli interpreti, sia che voi siate dei cantatori, sia producer, qualsiasi aspetto, quello dei composer, dei songwriter, credo che la prima cosa da fare, o l'orizzonte principale e l'obiettivo, è quello di creare qualcosa che sia a livello di identità unico, no? E credo che sia un po' anche il dovere dell'artista quello di avanzare, quello di cercare un'identità, qualcosa che sia unico, no? E credo che sia fondamentale, il dovere dell'artista sia quello di creare e di dare, prima per se stessi, di dare un qualcosa che sia stupefacente, che sia sorprendente, che abbia un richiamo emotivo forte, prima per se stessi, perché se quella chiave emozionale scatta in voi, che siete gli artefici, siete gli attori della creatività, sicuramente arriverà tramite un'empatia al pubblico e arriverà qualcosa, no? E questo, quando io parlo di essere a fuoco, vuol dire esattamente questo, c'è una sorta di onestà creativa che va sempre trovata. È un qualcosa che sentite risuonare in voi, quando qualcosa lo sentite autentico, risuona in voi, accende delle corde emozionali, sicuramente quello è un primo step importante che vi fa comunicare e vi fa arrivare agli altri. Oltre a quello, ci sono tanti altri aspetti del lavoro della composizione e della produzione che poi fanno in modo che quel contenuto emotivo arrivi in maniera nuova, inedita. Creando qualcosa, come dicevo, di unico. In questi anni è quello che io ho cercato sempre di fare con gli artisti con cui ho lavorato, ma anche per me stesso. Faccio una piccola parentesi per il mio lavoro come Dardust, che sembra un po' scollato, lontano dalle produzioni, ma in verità è la chiave di tutto, perché io, quando faccio il mio lavoro come Dardust, come artista in prima persona, come pianista, cerco anche lì di rompere degli schemi e degli orizzonti, anche attraverso gli show live che faccio, no? Non è il classico concerto pianistico dove c'è il pianista, è tutto molto austero, minimale. I miei show live sono molto contaminati da tanta elettronica, da tanti colori, c'è un taglio teatrale, ci sono degli effetti scenici, quindi anche lì ho cercato di portare il mondo pianistico a un livello molto più... molto
audace, forse più coraggioso, cercando di tenere sempre viva l'energia e l'attenzione del pubblico, no? E questo ve lo dico perché anche quando scrivo come Dardast, e questo si riflette nelle produzioni, avendo una carenza, qual è la mia carenza? Quando sono un artista, diciamo, neoclassico, pianista, e vado in prima persona, ho la manca, cioè, sembra che ci sia qualcosa che manchi, cos'è? La voce, perché io non veicolo testi, non veicolo voci. Quindi che cosa ha portato in me questa cosa qui, questa mancanza ha portato a fare in modo che i miei brani strumentali, senza la voce, debbano arrivare come un pugno all'ascoltatore senza l'ausilio della voce e del testo, no? Quindi questa cosa, questo percorso, questo viaggio che ho fatto poi andando in Islanda, a Berlino, a Edimburgo con il terzo disco, il prossimo andrò in Giappone a farlo. Mi permette di cercare innanzitutto tanti colori da tante parti del mondo per farle poi confluire nella produzione, no? E questo è quello che faccio anche quando un artista, no? Cerco nella produzione, io cerco di andare in altri territori, no? C'è sempre una sorta di, chiamiamolo, esotismo che mi incuriosisce, no? Quando ho incontrato Mahmood dovevamo mettere il mondo di Alessandro, che era quello, alcuni colori esotici medio orientali, venivano dall'Egitto. Abbiamo fatto una sorta di ricerca. Quando ho lavorato con Jovanotti a Nuova Era, anche lì abbiamo cercato dei colori che caratterizzassero 30 anni di musica dance del passato, no? Ogni artista ha un mondo nel quale indagare. Tornando a quello che vi volevo dire, la scoperta, il viaggiare anche solo con la testa, anche in territori musicali diversi, è fondamentale per prendere nuovi colori e portarli poi nella propria creatività. Quindi dicevo, la prima cosa che faccio è la strumentale, deve avere un carattere già fortissimo. Quello è stato sempre il mio obiettivo, sempre, ogni volta che cerco di creare un pezzo, e cerco sempre di trovare quella chicca o quel passaggio, quel suono, quel riff che renda subito riconoscibile il pezzo, che crei una sorta di stupore, no? E io oggi qui ho quattro progetti, li ho aperti, vi farò sentire delle cose, dei brani che credo voi abbiate ascoltato. Per farvi capire proprio come in ogni brano c'è stata sempre questa sorta di ricerca di un qualcosa che suonasse davvero particolare, non canonico, no? E che alzasse un po' il livello per me stesso in primis, perché ripeto, quando io sembrerà un po', diciamo, un po' retorico quello che dico, ma in verità è la verità, nel senso che io quando scrivo e produco non penso mai questo pezzo deve essere la hit, questa roba deve spaccare, non c'è mai questo tipo di pensiero nella produzione, nel momento creativo. Il mio pensiero è devo fare qualcosa che mi crei stupore, che io non ho mai fatto e che alle mie orecchie mi emozioni fortemente. E è molto difficile perché dopo tanti anni che, brano dopo brano, lavorando con tanti artisti, c'è il rischio che a un certo punto le idee si esauriscano, no? E questo può succedere a tutti quanti. Chi lavora in ambito creativo, cioè a un certo punto, dopo tanto lavoro, c'è cioè la fase di burnout, che è un termine che viene da altri ambiti, magari molto più importanti di quelli della creatività musicale, ma che ce lo portiamo anche nel nostro contesto, è una sorta di esaurimento delle idee, no? E lì cos'è che è fondamentale? È la contaminazione, cioè collaborare, vedere altre persone, visitare luoghi, ascoltare musica per immagazzinare nuovi colori, come vi dicevo. E quindi mi viene in mente anche questo pensiero, come dicevo, delle categorie, dei generi. Parliamo dei pezzi estivi. Adesso mi viene in mente perché ho il progetto aperto, vi faccio la condivisione dello screen. Ho aperto il progetto di Dorado. Dorado di Mahmood, che è un pezzo dello scorso anno, no? Si parla sempre, no, dei pezzi estivi come dei brani comunque che hanno a che fare col disimpegno, no? D'estate, soprattutto l'anno scorso era un anno molto particolare perché dopo la pandemia non si capiva quale sarebbe stato il mood estivo, se ci fosse stata la voglia di divertirsi veramente, di essere disimpegnati.
o se invece non c'era più quella voglia, c'era un altro tipo di malinconia che avevamo addosso, non si capiva quale fosse il mood. Io non ho, ho cercato di non ascoltare nulla di tutto ciò, ho cercato di fare quello che mi veniva libero e che senza pensare a formule o a schemi. E al di là delle categorie, come vi dicevo, il reggaeton uno schema ritmico, è un genere che va molto per l'estivo. Io volevo fare il mio reggaeton, ma non volevo che fosse un vero reggaeton. Volevo che fosse strano, volevo che fosse particolare, volevo che fosse piacevole alle mie orecchie, dato che io non amo molto quel genere. Però ho voluto indagare, sono voluto andare in un territorio che non fosse assolutamente mio. E questo è anche un altro consiglio che vi vorrei dare, mai, mai limitarsi al proprio territorio, bisogna sempre avanzare in posti che magari a primo ascolto ci sembrano lontanissimi o non ci piacciono, ma in verità se ci entriamo in un modo o nell'altro dei colori li prendiamo e ci fanno comunque crescere. Quindi Fiodorado, per esempio, si è partiti da questo pattern di reggaeton che è cassarullante, che ovviamente ho messo. Sentite tutti, ragazzi, datemi un cenno con la testa. Ok. No? Non sentite? Questa è una classica ritmica. Quello che ho voluto fare è creare un riff sotto che non fosse assolutamente catonico, prendendo ca canonico, canonico, scusate, mettendo un colore di basso che fosse anche un po' acido, non proprio convenzionale, non proprio happy, molto scuro. E questa è una cosa che mi piace molto fare con Alessandro. Reggaeton, non sono sicuramente accordi solari, se non sono accordi da presa bene, come si dice, è molto insidioso, c'è cioè un semitono su cui si muove il giro di basso che lo rende quasi scuro e questo mi piaceva, unire il colore solare della ritmica reggaeton a un giro di basso molto più scuro. Ma la cosa ancora meno canonica forse che abbiamo indagato è questo flauto che abbiamo messo sul drop. È un flauto che io poi sono andato volutamente a stonare, a non intonare, non era un flauto intonato. A me piace molto appunto creare irregolarità, non avere tutto in maniera troppo didascalica. Quindi questo flauto, se ci fate caso, è stato poi stonato volutamente. Questa è anche una delle mie caratteristiche, diciamo, di produzione, quella di appunto di rendere meno convenzionale ciò che viene dalla tradizione, proprio per cercare qualcosa di nuovo. Vi faccio sentire un altro pezzo che rafforza un po' anche il concetto di frontiere, no? Il pezzo di Rama di questo Sanremo, La Genesi del tuo colore. Anche lì, è un brano che è arrivato dopo tanto, tanto, dopo tanti pezzi, dopo tanti mesi di lavoro su tanti brani. Io quando Filippo mi ha portato il pezzo, che era già coprodotto con Giulio Nenna, e ci tengo appunto a dirlo, ho dovuto trovargli questa chicca, quel qualcosa, quel colpo di scena che fosse alle mie orecchie in primis, fosse qualcosa di forte, di unico, no? E quindi la cosa che mi è venuta dopo quest'intro orchestrale, vi tolgo magari tolgo le voci. Strofa. Ci sono degli elementi che vengono da territori diversi, perché per esempio, che forse in altri pezzi forse non sono mai stati accostati, c'è un mandolino.
un'orchestra. È tutto molto accogliente, molto epico, molto largo a livello di spazio sonoro e quindi crea questo crescendo anche con tutte le componenti orchestrali, dei timpani, dei piatti, dei violini e anche collegato comunque alla scrittura, crea questa aspettativa epica, no? Di spazio gigante, no? E la cosa che mi è venuta in mente dopo questo intro è quello di creare un colpo di scena, di asciugare assolutamente tutto il suono, tutto lo spazio per lasciare spazio a una voce trattata con il vocoder. E questa cosa io l'ho trovata molto, molto forte, no? E è una cosa che all'inizio, Filippo, anche ci siamo anche un po' spaventati, no? Perché dopo un mood emozionale così forte, asciugare tutto per arrivare in un ambiente ultra sintetico, futurista, poteva essere qualcosa di comunque di pericoloso, non esplorato. Vi faccio sentire il passaggio, ma credo lo conosciate. Ecco, si entra in un territorio, in una stanza totalmente diversa. Quello che io faccio anche nei pezzi è una delle cose che dico sempre, di creare varie stanze, no? Varie stanze, ogni stanza è uno scenario diverso. È come quando si va a teatro, no? E questa io la porto dalla mia esperienza teatrale come performer. Ho sempre amato quando vado a teatro, negli spettacoli di un certo tipo, il cambio di scenografia, arrivare da un atto all'altro in un mondo, trovarmi in un mondo totalmente diverso. È quello che io faccio con le mie canzoni, quasi sempre è quello che vorrei fare, portare l'ascoltatore nei 3 minuti in varie stanze totalmente diverse. E la cosa curiosa, dopo un primo intro, diciamo, epico, orchestrale, classico, tradizionale, si entra in un ambiente, come vi dicevo, assolutamente sintetico, che ha degli echi dalla musica elettronica, che viene dai Daft Punk, dagli anni 70, eccetera, eccetera. E si rafforza poi nel drop successivo, che è un'altra cosa inaspettata, perché oltre a quello si arriva proprio diretti negli anni 80. Di farvi sentire le percussioni, che è l'aspetto latino del passaggio di Filippo che abbiamo messo dopo. Potrebbe essere negli anni 80, potrebbe essere un pezzo, non so, degli ABBA. In questo abbiamo messo ovviamente tutto il mondo di percussioni che viene dal mondo latino, creando questo crossover. Qui abbiamo sotto nascosto. Abbiamo un reggaeton, anche se non si, no, alla fine non salta in primo piano all'orecchio. E quindi abbiamo un mondo electro, dance, disco anni 80 con il reggaeton insieme. Ma la cosa ancora più scollata, forse apparentemente, è che in questo c'è un tema di archi, che sembra quasi balcanico, ha un che di. Anche qui c'è un gusto esotico totalmente scollato dal resto. Vabbè, questo per dirvi. Per dirvi appunto,
di darvi il concetto dell'abbattimento delle frontiere. Secondo me, per cercare un'unicità, qualcosa che sia, che abbia a livello di identità qualcosa di irripetibile, che sia nuovo, bisogna comunque abbattere delle frontiere, bisogna andare in territori dove non si è mai stati, o perlomeno avere il coraggio di andarci. E poi un'altra cosa che ho detto anche lo scorso anno, ma che voglio ripetere, è proprio il coraggio di abbattere dei geni, degli schemi, perché è solo con la contaminazione che si può creare qualcosa di assolutamente nuovo. E credo che questo sia proprio il dovere di ogni artista nel senso lato, chiunque lavori in ambito creativo. Allora, vorrei rispondere alle vostre domande, quindi potete iniziare a scriverle. Allora, Marta Messina, puoi ripetere accendere il microfono, ripetere la domanda. Sì, e quindi ogni canzone in cui è presente la tua collaborazione alla fine poi si rivela una vera e propria hit. Da cosa trai ispirazione e in particolare Soldi di Mahmood, come nasce? Allora, se ogni mio pezzo diventa una vera e propria hit, sarei un po' cauto nel dirlo, perché ci sono comunque brani che hanno fatto magari meno, perché erano forse più coraggiosi, erano più strani. Ripeto, non è mai il mio obiettivo quello di rendere un brano una hit. Sicuramente cerco di renderlo, quando sono con l'artista, cerchiamo sempre di fare qualcosa che sia la cosa più importante del mondo. Quando ci troviamo in quel momento dobbiamo fare la cosa che diventi iconica, no? Diventi grande, come vi dicevo, che ci faccia soprattutto, ci crei stupore, ci faccia emozionare, no? Soldi è nata proprio nel totale, proprio in questo mood qui. Non volevamo fare la hit, non volevamo cercare regole, ricreare schemi, volevamo fare una canzone che fosse assolutamente libera da ogni preconcetto. Ci siamo trovati io e Alessandro 2 ore in studio un pomeriggio, e lui aveva già tracciato il testo di Soldi, alcune parti della melodia, la produzione, l'idea di produzione, proprio la canzone in toto è nata veramente in 2 ore, proprio perché non avevamo nessun tipo di pressione. E quella è stata la fortuna del pezzo e Soldi di Mahmood, e grazie per avermelo chiesto, è stato proprio nella mia attività, cioè il prima Soldi e il dopo Soldi, perché da lì ho capito che davvero, agendo nella libertà più totale e con tutto il coraggio del mondo, si può fare qualcosa che può davvero fare la differenza, no? E nessuno avrebbe mai immaginato che un pezzo così a Sanremo potesse fare quello che ha fatto. Era un brano anticonvenzionale sotto tutti i punti di vista. Da lì in poi ho portato quel tipo di insegnamento che mi ha dato quell'esperienza con Soldi, l'ho portato in tutte le produzioni, in tutti i pezzi che ho scritto dopo. Grazie Grazie. a te. Jennifer, puoi ripetere la domanda? Sì, ciao. Allora, come fai a far capire l'esatta personalità di ogni artista che collaborano con te? Cioè, nel senso, io ascolto una canzone di Mahmood prodotta da te, capisco subito che quella canzone è di Mahmood, cioè anche soltanto dalla base, senza sentirlo cantare. Idem con Madame. Cioè, proprio c'è quel tocco che capisci che è proprio lei. Esatto, è un qualcosa che non è semplice, perché lavorando con tanti artisti è difficile poi per ognuno creare un mondo, ma c'è una cosa che ti aiuta tantissimo, cos'è? È il fatto di lasciarsi contaminare dall'immaginario e dal mondo dell'artista. Quindi quando lavoro in studio con Madame, non credete che Madame sia silente o mi lasci fare. Madame mette il suo mondo, è cavillosa, è perfezionista, ti dà delle correzioni, ti dà mille suggestioni e mette ovviamente il suo mondo, perché quel pezzo, per esempio, Voce, è un pezzo nato da lei, ed estremo, c'era già un guscio, uno schizzo di pezzo, dove poi sono intervenuto io. È ovvio che l'artista da me vuole quel booster, vuole anche la mia personalità, no? Che porti il brano a diventare ancora più forte e iconico. Quindi sono due mondi che si incontrano. E bisogna essere versatili. Una delle mie caratteristiche forse è proprio la versatilità. Quindi io riesco a lavorare con Madame, così come riesco a lavorare con Mahmood, che sono due mondi opposti. O perlomeno, non lo sto dicendo con presunzione, è sempre il mio obiettivo, è diversificarmi.
Cioè, sposare un artista, diventare un compagno di viaggio dell'artista e del suo immaginario, senza ripetermi mai, che è una cosa difficile, però è quello, è il mio obiettivo, assolutamente. Grazie mille. Grazie. Nicolò, adesso rispondo un po' più velocemente. Ciao Dario, Ciao. volevo chiederti quanto ha influito la musica classica nel tuo percorso da Hardast. Allora, la musica classica ha influito non solo nel mio percorso da Dardas, ma in tutto il mio percorso, perché un aspetto fondamentale della composizione è sempre quello comunque di avere un bagaglio importante. Come si dice quando vuoi fare il ballerino di pop o di tanti stili più contemporanei, avere delle basi classiche, degli studi classici ti dà un'ossatura, uno scheletro. Importante, no? Quindi lo studio della musica classica, secondo me, è importante, ti può aiutare sotto tantissimi punti di vista, perché hai davanti un mondo di varie epoche, dal 700, 800, 900, di compositori totalmente diversi che hanno esplorato la composizione in mille sfaccettature diverse. E anche se fai una roba trap, tra virgolette, non è detto che lì sotto tu non possa mettere qualcosa che venga anche dalla musica classica e ricodificarlo. Sicuramente ti apre un mondo molto più complesso e strutturato che ti arricchisce sicuramente. Quindi per me è stata fondamentale. E lo è tutt'oggi, dato che studio tutti i giorni almeno 2 ore di pianoforte classico. Ok, perfetto, grazie. Grazie. Ok, Gian Giovan Battista. Ciao, volevo farti una domanda un po' più tecnica, cioè quali sono, se ci sono, degli step lavorativi che sei solito seguire? Ad esempio, spesso e volentieri capita che anche un riverbero può cambiare, totalmente un sample, un riff di chitarra, quel che sia. Quindi mi chiedo, tu ti curi soltanto il lato creativo e poi l'arrangiamento, il mix lo fanno altre persone o fai tutto da solo? Perché ti ripeto, anche questo aspetto del riverbero, di un equalizzatore anche osato, può cambiare il tutto. Quindi a questo punto un produttore, secondo te, è necessario che abbia delle competenze anche in campo della fonia, oppure è soltanto creazione? Grazie. Grazie a te. Beh, no, devi assolutamente, quando produco un pezzo, non è che mi viene l'idea, qui facciamo questo, mi sporco le mani, lavoro io in prima persona alla ricerca di suoni, al che tipo di drumming mettere, a che tipo di effetti mettere. È ovvio che poi a volte mi faccio, proprio per non essere sempre me stesso, ho un team di altre persone che mi a volte su dei pezzi lavorano in cosiddetta ADN. Io diciamo che strutturo un po' il guscio dell'arrangiamento, l'idea, cioè da me deve uscire, ok, l'idea è il vocoder, ok, l'idea è il clap, l'idea è il flauto, è questo riff qua, no? Una volta c'è la canzone devo inquadrare l'identità del pezzo, e quello lo faccio lavorando sugli strumenti virtuali, lavorando con l'organico, con gli strumenti veri, cerco di dare comunque la bozza dell'arrangiamento. Assolutamente. Tutto il resto è lavoro di dettaglio, quindi il rullante non suona ancora bene, la cassa non suona ancora bene, possiamo aggiungere degli effetti. Allora lì interviene spesso e volentieri anche il mio team, sono 2 persone, 2 o 3 persone, in cui dico ok, qui sotto dammi altre 3 opzioni di cassa, qui sotto dammi altre 3 opzioni di rullante, poi io alla fine riapro il progetto e cerco di matchare tutto. E più c'ho anche un'altra persona che è più esperta sul lato dell'audio, del sound design, no? Quindi a volte, come dici tu, un suono, se metti un riverbero, io per esempio una delle mie caratteristiche che faccio da un po' è mettere il riverbero e dargli il sidechain sul riverbero, quindi crea questo movimento. Tanti pezzi miei hanno questa caratteristica qui. E ovviamente vanno affinate queste cose, quindi mi faccio aiutare sicuramente da un team, ma devo dire che l'idea principale esce al 90, no, ti dico al 100%, esce dal primo lavoro di imprinting che faccio con l'artista. Grazie. Bene, ragazzi, quindi ci siamo. Spero sia stato, insomma, esauriente nelle mie risposte, che vi abbia soddisfatto, insomma, in tutte le curiosità.
Vi ringrazio davvero per essere stati qui e in bocca al lupo, mi raccomando, coraggio sempre, osate e impegnatevi, sicuramente è scritto che se c'è l'impegno, il coraggio e lo studio anche, sicuramente qualcosa succederà. Quindi in bocca al lupo e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, Ciao. ciao, ciao. Ciao.